Bella YouTubers, sono MajorThreat00 e torno con la faccia più stronza del mondo, scusandomi innanzitutto per la pausa forzata di 2 o 3 giorni che mi ha obbligato a essere assente dai miei, diciamo, impegni sia musicali che sulla pagina nella quale scrivo, ma al di là di questo mi premeva particolarmente girare questo video perché oltre a proporvi un disco particolare, un disco speciale, diverso dal solito assolutamente, è il video con il quale vorrei ringraziare tutti i 200 lesionati, che 200 erotti, che sono iscritti al mio canale. Ho iniziato praticamente da un anno e mezzo circa, non dico che mai avrei pensato di arrivare a 200 iscritti, no? Perché tanto poi sono frasi fatte che non servono assolutamente a niente. Non è vero, mi è stato detto all'inizio che avrei iniziato a muovere i primi passi, ingranato la marcia, il seguito bene o male ce l'avrei avuto, seppur di nicchia. E sono contento così. E quindi, siccome questi 200 schizzoidi mi seguono e si aspettano chissà quale disco per i 200 iscritti, io gliene sparo uno che magari non conoscono, magari sì o magari no, che magari odiano, ma è un disco, una volta tanto, come possiamo definirlo, contemporaneo, odierno quasi. Perché di un paio d'anni fa. Gli artisti sono i She Wants Revenge e il disco è Valley Heart, volendolo pronunciare in maniera corretta e sinuosa. Justin Adams sono questi due musicisti che appartengono, come volendo incasellare il gruppo in un ipotetico movimento, in questa sorta di new wave dell'alternative che vede come protagonisti gruppi come Amiglioni, gli Strokes, gli Arctic Monkeys, ma chi ce n'è adesso, non stiamo qui certo a citarli tutti, che pigliano sostanzialmente come musicalità un po' tutti da questo post grunge con scheggettine di post hardcore parecchio impostate musicalmente. Nei primi lavori è chiarissimo, indubbio, dei Foo Fighters, nonostante i She Wants Revenge appartengano a una corrente post differente, corrente che non riesco ancora, nonostante 2 o 3 ascolti, a definire con precisione, però l'ho trovato un disco interessante perché dentro ci ho sentito tante cose, nel senso che mi è interessato, al di là delle canzoni Take the World, Kiss Me e Up in Flames, che sono le prime tre e sono le mie preferite del disco, almeno fino adesso. Cioè sono quelle che forse inizio già a mettere in loop, ecco, inizio già a riascoltarmi 2 o 3 volte. Impressione molto a freddo. Ma voglio fortemente recensirlo e consigliarvelo perché non è vero che, come dicono tanti nel 2013, non c'è più un disco che valga la pena ascoltare e che abbia concreti, reali riallacciamenti con quelli del passato, come possono essere qui più evidenti Bauhaus, Jesus and Mary Chain, ma molto meno. Bauhaus c'è poco o niente, c'è quasi a volte la voglia di replicarne la timbrica di Peter Murphy, ma non è. Come stile musicale non hanno sostanzialmente nulla di sperimentale o avanguardistico, sono molto rock e She Wants Revenge. Ma sono forti perché, oltre vabbè, ad essere andati in tour con i Depeche e i Cure, hanno anche la forte connotazione claustrofobica e dileizzata, tipica dello shoegaze quasi, dei Jesus and Mary Chain. Quindi alcune volte si respira l'aria di Automatic, meno di Psycho Candy, meno schizzoidi le atmosfere. Ed è un disco che a me è arrivato tantissimo, mi piace parecchio, perché non è così facile come pensavo potesse essere. Ecco, per carità, non sono partito prevenuto, però non mi sono mai aspettato troppo dai gruppi di questo periodo, insomma, di oggi. Ma perché sono io che sono una testa di cazzo, lo ammetto. E questo disco invece mi è rimasto e mi ha fatto capire che forse devo iniziare seriamente a mettermi ad ascoltare un po' più roba degli anni 10, ecco, perché è innegabile che questi ragazzi siano talentuosi, giustamente. Io li ho scoperti da sciolti, sono durati 4 anni, sono dei miei tempi, io chiaramente non li ho scoperti, fantastico. Comunque, il disco io ve lo consiglio così come è stato consigliato a me da una persona. E, oltre a questo, è
Un gran bel disco che per gli aficionados nostalgici di Black Celebration, in tinte più rock, quindi canzoni come Useless, i classici di Depeche, insomma ti rimettono linfa nel cuore, ti ripompano il sangue e ti rifanno pensare ai bei tempi di quando la musica romantica era appannaggio degli esteti, dei poeti, di gente che aveva una sensibilità artistica e non dei rozzi cretini di merda. È un disco che ho amato tantissimo perché parla di amore commissionandolo perfettamente alla violenza, allontanandosi dall'impostazione perfetta, chiaramente stellare, dei Joy Division, ma molto eterea, per accostarsi forse più a un post-punk, molto, a un post-punk revival, chiamiamolo così, se esiste, molto rock, molto molto rock, abbastanza claustrofobico. Le canzoni hanno un bel tiro, bisogna ammetterlo, non sono costruite come possono essere quelle dei... Che ne so, dei Bad Seeds, non si punta alla destrutturazione. Sono canzoni che hanno molto tiro e soprattutto ci trovi l'amore commistionato alla violenza, tipico di gente più, appunto, gruppi come Boys Next Door o anche Cure nei lavori successivi, pornografi. Quindi allontanandosi dallo stilema stellare classico di Joy Division, di impostazione puramente romantica, eterea e così forse poetica, ecco, così forse intangibile. Ed è un disco che non è che si grida il capolavoro, è un disco del 2011 notevolissimo che esula parecchio in tutti gli ascolti nuovi che ho passato. Non credete, perché ne ho ascoltata anche di roba, sia di ritorni che di nuove leve, poco nulla, quindi considerando il tutto come buttando tutto come in un calderone di lavori nuovi, sia da vecchie leve che nuove, devo ammettere che questo disco è stato un ottimo consiglio, una sorta di ventata d'aria fresca che mi ha fatto capire che anche oggi, se voglio continuare con la mia idea di fare un genere musicale che non sia prettamente avanguardistico nel discorso di dire porca puttana, mi metto a fare pasticciare con le canzoni sperimentali, ma che è una cosa che faccio perché è la mia passione, c'ho il cuore dentro, e soprattutto perché ho bisogno di sentimento, lo faccio nella maniera più tranquilla e posata possibile, commissionando, ripeto, il tutto con un rock molto di quell'ondata irlandese britannica di metà anni 80, emozionale, commissionandola con l'emocore molto sui generis, quindi insomma i più acculturati musicalmente avranno afferrato il periodo storico al quale mi sto riferendo. L'album lo chiudo perché l'ho ascoltato 3 volte, parlarne troppo diventa digressivo e soprattutto ascoltato perché non è particolarmente famoso, almeno per me, io non l'avevo mai ascoltati, ho ascoltato questo il primo e quindi tanta roba. Secondo me sono un gruppo che purtroppo è stato valido, porca troia, però insomma, sparatevelo dai, fiori. Per chiudere, veramente io devo chinare la testa e ringraziare maledettamente tutta la gente che oltre ad essere iscritta al mio canale giornalmente mette mi piace a destra e a sinistra, si scambiano opinioni e soprattutto quei tre folli, quattro con i quali mi metto a parlare a palla di fuoco di tutto e di più, e con i quali ho scoperto di condividere praticamente non solo gusti musicali, ma anche visioni di vita, e quindi sono cose che secondo me instaurano una sorta di filo, una sorta di sinergia, anche se si abita, a distanze più o meno elevate. Noi ci si vede al prossimo video. Che alcuni probabilmente sanno già di cosa tratta, sul canale non lo spoilero, ma chi è un frequentatore della pagina nella quale scrivo lo sa già, noi quindi ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ancora nel tuo.